introduci un po' la tua azienda, come è nata la vostra attività? Ok, l'antica acquacoltura Molin di Bucchio nasce assieme alla nostra giovinezza, perché con Andrea, ecco, abbiamo scoperto crescendo le bellezze del nostro territorio e le risorse naturali, la biodiversità, i paesaggi, il valore dell'acqua, il valore di poter trovare territori ancora quasi intatti, no? Anche se sono stati distrutti nei secoli, l'impressione veramente è che il Casentino offre ancora aree wild, la sensazione è quella. 2009-2010 abbiamo conosciuto questa realtà che era un impianto di dentro, in qualche modo dismesso, e con Claudio, il proprietario, gli abbiamo proposto di avviare un recupero per un'attività di una piccola attività di montagna, corrente dell'Arve famosa, il Monte Falterona. Questo monte, ecco, nella storia del fiume degli Etruschi ha avuto acque dalle proprietà familiarate, ha avuto laghi, oggetto di culto da parte degli Etruschi, soprattutto è avvolto e ammantato da delle foreste di faggio che ormai hanno delle caratteristiche spesso anche di foreste vetuste. Ecco, tutta questa combinazione dà luogo a questo fluire di quest'acqua pulitissima, freschissima anche d'estate, ricca d'ossigeno, cosa importante, e soprattutto ci ha stimolato ad avviare il nostro progetto. Noi cerchiamo di mantenere i livelli di biodiversità allo stato in cui li abbiamo trovati, quindi permettere al Cavedano Etrusco, al Gioggio Etrusco e al Barbo Tiberino con i loro ecotipi di non scomparire consente di mantenere in piedi, non solo di tenere come è ovvio vive, vegete, tre specie, ma di mantenere in piedi un ecosistema. Siamo aperti nel 2017, però lo sviluppo alimentare è avvenuto solo da 2 anni e mezzo. Abbiamo Trota Ridea, Salmerino e Trota. Qual è il vantaggio per voi, nel senso, cosa ne traete dal punto di vista socio-economico per voi e anche, non so, per la comunità di questa zona? Nelle carni, nel sapore delle carni di questo pesce c'è racchiuso un po' non solo il nostro lavoro, ma è un regalo che il territorio fa un po' alla comunità. Grazie alle entrate della filiera alimentare, tra virgolette, e della ricerca sul campo e dell'attività di ecologia fatta sul campo in collaborazione del parco, insieme riusciamo a mantenere viva questa attività che poi porta con sé tante cose, perché moltissime persone vengono semplicemente a camminare qui sopra e mettiamo un panorama di speranza, se vogliamo dire, no? Una cosa, e per noi ci dà anche la possibilità fare un'attività sostenibile senza lasciare un'impronta indelebile sul nostro territorio e di lavorare anche per il futuro attraverso la biodiversità. Poi raggiungiamo i nostri clienti, che sono gruppi di acquisto solidali o ristoranti, e nell'ambito di un raggio ovviamente di consegna limitato, che è quello dei 40-50 km in linea d'aria, che è il raggio consentito per le vendite al dettaglio e per le vendite a chilometro zero.